cosa, vado ad applicare uno smalto trasparente sulle mie unghie e io metterò uno smalto trasparente di Kiko che allo stesso tempo è uno smalto rinforzante. È il numero 06. Ok, adesso aspetto che le mie unghie asciughino per poi andare ad applicare questo smalto colorato di Kiko, che è il numero 338. Ed è questo bellissimo colore che è una specie di celeste tendente al lilla chiarissimo. No, lilla, più che altro un glicine. Veramente bellissimo questo colore. Appena l'ho visto l'ho preso perché mi piaceva da morire e poi mi mancava come colore nella mia collezione di smalti, quindi appena l'ho visto me lo sono accaparrato. Ok, attendiamo che asciughino bene bene. Ok, allora vado a prendere lo smalto. E lo vado ad applicare sulla punta. Ok, così. Dopo di ciò vado ad applicare tutto il resto dello smalto su tutto il letto ungueale. Partendo dal centro e poi facendo i bordi. Ecco fatto. Punta. E poi tutto il letto ungueale. Centro, lato. Questo smalto noto, e se non è la prima volta che lo metto, noto che bisogna fare molte passate durante l'applicazione. Senza bisogno di fare la seconda passata, basta fare più passate nella prima. Ci vorrà un po' di più ad asciugarsi, però. Ok, dopo aver applicato lo smalto su tutte le unghie, vado a prendere un asciugasmalto e questo qui in spray di Essence. Il suo nome è Express Dry Spray. Eccolo qui. Lo vado, è una specie di bomboletta. Eccolo qui. E lo vado a spruzzare su tutte le mie unghie. In questo modo. In modo che asciughino un po' più in fretta. Rimango 5 minuti così e poi dopo vado ad applicare lo smalto lo smalto trasparente di Essence che è Nail Sealer e questo è uno smalto fissante per unghie. Dice ripara rapidamente le fratture delle unghie ed evita che si rompano. Eccolo qui. Mi ci sto trovando davvero bene con questo smalto qui di Essence, veramente molto buono, fa veramente ciò che Ok, dice. attendiamo che asciughino un po', ci vediamo dopo. Ora che lo smalto è asciugato, posso andare ad applicare il Nail Sealer su tutte le unghie.
Bene ragazze, dopo aver messo il nail sealer di Essence, non attendo altro che le mie unghie asciughino del tutto e con questo è finito l'applicazione dello smalto. E nulla, spero di esservi stata utile, un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!